perché da un piccolo paese di provincia si possono far crescere sogni collettivi e farli diventare realtà per ognuno di noi. Sono Diego Sarno, ho 38 anni e con Marta, 7 mesi fa, abbiamo dato alla luce il piccolo Tommaso. La mia storia è simile a quella di molti altri giovani che sono cresciuti con la voglia e la passione di rendere il nostro paese un posto migliore nel quale vivere. Oggi dobbiamo fare un passo in più, non è questo il momento di fermarsi. Ho iniziato giovanissimo, partendo dai ruoli di rappresentanza scuola. Sono stato educatore e poi subito a fianco di Libera. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando in Piemonte affinché la legalità e la lotta all'infiltrazione mafiosa sia una priorità in questo paese. È ora di continuare il cammino, che si fa più difficile ma necessario. Ad essere soli si fa più fatica. Donne e uomini, giovani e adulti. Pensa ai precari, ai giovani delle partite IVA, ai più deboli che hanno bisogno di accoglienza. Dobbiamo essere squadra e forza collettiva. Da 10 anni sono assessore della città di Nichelino e voglio raccontarvi questa storia. Abbiamo creduto nell'identità di un territorio. Siamo riusciti a compiere scelte che hanno contribuito a costruire un nuovo volto per la nostra città. Abbiamo lavorato per far diventare la palazzina di caccia di Stupinigi un punto di attrazione nazionale e cuore di eventi con ospiti internazionali. Dal teatro ai concerti, a spazi di conquista imprenditoriale, Nichelino è l'esempio di come si possa aprire un vero dialogo come mai prima d'ora. Abbiamo investito su nuove realtà sportive e detto di no a nuovi centri commerciali. La priorità non sono gli interessi dei singoli, ma della comunità. Ci siamo riusciti e tutti questi motivi mi hanno convinto a continuare. È tempo di accorciare le distanze dalla politica. È tempo di scrivere il futuro del Piemonte. Insieme.